Buonasera a tutti dai saloni, da un salone meraviglioso di questo palazzo al centro di Nicastro, dove c'è la biblioteca comunale. Abbiamo con noi il piacere di avere per questo omaggio culturale Lametino, un autore che conosciamo ormai tutti quanti, perché più volte ci ha lasciato delle interviste. Questa volta presenterà praticamente la sua trilogia, una trilogia di volumi impostati tutti sul Medioevo, che parlano del Medioevo, della nostra zona, ma soprattutto della Calabria. Vorrei ricordarveli perché il nostro autore, Gianni Saladino, ripeto il nome, ha sfornato questi volumi nel giro di 3 anni praticamente. Quindi un tour de force fantastico. E vorrei ricordare appunto il primo volume uscito nel 2010, è la storia della Calabria bizantina, che ripercorre appunto tutta la storia di Bisanzio in Calabria. E l'autore appunto ci diceva che oggi è una data molto particolare che ci ridarà poi. Poi nel 2011 Neocastrum Romaion, che parla proprio specificatamente della città di Lamezia Terme, di Nicastro, oggi Lamezia Terme, con la sua cinta muraria e il suo castrum praticamente. Molto molto interessante anche questo volume. L'ultimo in ordine di tempo, edito nel 2012, è Ascetismo Calabro. Un percorso attraverso personaggi storici della nostra Calabria, della nostra terra, e soprattutto personaggi legati oltre che alla cultura, anche alla religiosità calabrese. Ma facciamo parlare l'autore, perché già ho introdotto brevemente questa serata. Prego. Ringrazio l'amico Cesare Cesario per la disponibilità e, diciamo, veramente la grande amicizia dimostrata costantemente da quando appunto ci siamo ritrovati per parlare delle mie opere, già nel 2010. E saluto i telespettatori, gli amici di curingain.it che ci seguono nella trasmissione. Sì, mi trovo qui a Lamezia, in questa cornice, diciamo così, del Palazzo Nicotera, la nuova biblioteca comunale del comune di Lamezia Terme, ristrutturata e adeguata ai tempi nuovi, all'interno della rassegna Il Maggio dei Libri, per partecipare praticamente a una tavola rotonda sulle mie 3 opere, che sono dedicate sostanzialmente alla Calabria bizantina, quindi stiamo parlando di Medioevo. È un modo, diciamo così, questo certamente di come dire, introdurre, o meglio reintrodurre l'attenzione, far riandare l'attenzione ai tempi di fondazione delle nostre contrade, e quindi è l'occasione, meglio, per approfondire le radici storiche della nostra terra. Che sono sì radici storiche, diciamo così, antropologiche, ma anche spirituali, come ricordava l'amico Cesare. E infatti ho dedicato il primo volume, come diciamo, i telespettatori sanno, alla Calabria bizantina, quindi un arco di tempo che va dalla riconquista di Giustiniano nel VI secolo fino alla caduta del meridione in mano ai Normanni nell'undicesimo, quindi undicesimo secolo, quindi sono 500 anni di storia buona. Sotto il profilo abbiamo visto civile e religioso. Poi, non solo, quel libro che ha suscitato molto interesse anche da parte degli studiosi, diciamo così, esamina e in qualche modo cerca di dare risposte a una serie di questioni che sono insite nella storia medievale, soprattutto del Mezzogiorno d'Italia, quella che è legata appunto a Bisanzio e, diciamo così, e all'epoca bizantina in generale. Nel secondo volume mi sono dedicato ad approfondire la conoscenza del nostro territorio, cioè del territorio nicastrese, oggi di Lamezia Terme, quindi dal Savuto praticamente fino alla sella di Marcellinara a Pizzo Calabro,
che diciamo così, dall'antichità fino a tutta l'epoca bizantina ha avuto una sua omogeneità, diciamo così. In quella occasione ho provveduto, appunto nel libro Neocastron Romaion, ho provveduto a esaminare una serie di questioni che erano rimaste sospese sulla localizzazione, per esempio, delle città importanti, quindi Temesa, Terina. Ho cercato di tracciare in maniera, spero persuasiva, il tracciato della Popilia e delle vie, della via istmica, e quindi per tutti i cultori e gli studiosi, ma anche per i lettori comuni, Cesare, perché indubbiamente ci sono molti giovani soprattutto che si affacciano a queste ricerche e indubbiamente hanno il piacere di confrontarsi con questioni solide, con questioni che io ho cercato chiaramente di affrontare criticamente, dando una risposta a quelli che erano i quesiti che erano sospesi. Naturalmente si tratta di fatti e vicende che diciamo hanno un ambito di opinabilità. Perché? Perché non abbiamo per alcuni aspetti dei documenti certi e definitivi. Però diciamo, le mie ipotesi, come già ha rilevato Chiara Macri in occasione del convegno di Curinga dell'anno scorso, hanno una buona plausibilità di essere diciamo così, persuasivi, di essere convincenti, e quindi immagino di avere dato un contributo a questi studi. L'ultimo libro è uscito praticamente alla fine del 2012, ma poi in realtà è stato distribuito soltanto dopo, quindi dal mese di marzo, è Ascetismo Calabro. Lì ho voluto parlare praticamente del fenomeno della spiritualità bizantina nella Calabria appunto medievale, una spiritualità che è un'esperienza monastica che si è protratta ben oltre l'epoca bizantina, perché praticamente è scesa fino al 400-500 e poi è confluita nel fenomeno dell'ordine di San Basilio, per cui dal 1579 possiamo parlare di ordine di San Basilio dei Basiliani per quanto riguarda il monachesimo greco di Calabria, il monachesimo appunto di origine bizantina, e poi chiaramente Arbrescia, perché gli albanesi si sono inseriti in quella tradizione. Diciamo, il volume su Ascetismo Calabro non solo ripropone, magari con delle precisazioni, con delle correzioni, diciamo così, santi che avevo già prospettato nella storia della Calabria bizantina, ma in realtà è molto interessante perché in quest'ultimo volume io esamino la vicenda, la Passio meglio di San Senatore. La Passio di San Senatore, che in realtà è la più antica che sia stata scritta dalle nostre parti, comunque tra Squillace e Roma, alla fine del VI secolo, quindi poco dopo la morte del grande Cassiodoro, e che riguarda dei personaggi della gens Aurelia Scillacense. È una cosa di cui abbiamo parlato nell'ultima intervista che mi hai fatto praticamente qualche mese fa. E quindi diciamo così, io questa Passio l'ho tradotta in italiano, ho evidenziato le parti interpolate, quindi che furono interpolate successivamente, ritengo nel corso del X secolo, da un autore di lingua greca, il quale appunto ha inserito in quella Passio, diciamo così, dei brani, dei passaggi che riguardano invece la Passio dei Santi 40, dei famosi 40 martiri di Sebaste, che erano dei santi diciamo, classici del mondo armeno, e che naturalmente però, essendo chiaramente un falso, cioè quell'interpolazione, che niente o quasi nulla a che fare, se non un po' la narrazione, ma diciamo di sostanza, non niente a che fare con la vera Passio dei Santi 40 Martiri di Sebaste, chiaramente nel 600 ha fatto inficiare tutta la Passio di San Senatore come leggendaria. La mia opinione è diversa, ma lo vedremo, insomma, è diversa. In realtà credo che si tratti di una Passio vera, cioè di un martirio vero, ma di una Passio allegorica, per cui il racconto appunto non è realistico ma allegorico. E quindi, poi non solo, come tu stesso Cesare notasti durante la prima intervista, che tu sei stato uno fra i primi a ricevere il libro, l'ascetismo calabro contiene una preziosa appendice, perché vi sono vari argomenti trattati, come per esempio il censimento di 312 monasteri greci di Calabria, che sono veramente, d'altra parte credo che sia un contributo per tutti, e quindi voglio dire, penso che questo dia ulteriore valore al mio ultimo libro. Grazie. Un,
un'ultima domanda, un approfondimento sul tema trattato. Questi tre volumi parlano appunto del Medioevo, di questo periodo oscuro. E con questi tre volumi mi pare che si apre uno spiraglio di luce su questo periodo, soprattutto in Calabria, perché forse altrove sì, ci sono, è sempre un periodo scuro, però ci sono magari dei differenti approcci anche culturali. Qui in Calabria mi pare che uno dei primissimi autori, forse dei più importanti che ha trattato questi temi, è appunto Giovanni Saladino che abbiamo qui. Ma io adesso non so francamente se è il caso, diciamo così, di vantare primati. Sicuramente però posso dire, nelle mie ricerche, che sono state lunghe, perché io diciamo, ho cominciato a dedicarmi a quest'opera, come sapete, già dai primi anni 2000, quindi ormai siamo nel 12°-13° anno che io mi occupo di queste cose, e quando ho cercato, al di là delle fonti, ma di trovare delle opere, diciamo così, un tantino che fossero esaustive su questi argomenti, caro Cesare, io non le ho trovate. Quindi, e tra l'altro è passato tanto tempo, perlomeno sulla Calabria e sul Mezzogiorno, opere organiche come le mie modestamente non ne sono venute, quindi ritengo di aver fatto un'opera realmente preziosa, insomma. Quindi da questo punto di vista mi sento di aver dato un contributo. Poi è chiaro che, voglio dire, come dice San Basilio il Grande, tutto è discutibile, chiunque si può applicare a fare delle ricerche più approfondite delle mie e magari correggermi, dare dei ulteriori suggerimenti o contributi. Ringraziamo l'autore Giovanni Saladino per questa bella intervista e ci apprestiamo adesso a fare questa tavola rotonda sulle tre opere, su questa trilogia Oro e Porpora che si chiude, mi pare, no? Si chiude perché in realtà, diciamo, gli argomenti di mio interesse sono non solo, credo di avere trattato tutto quello che, perché poi magari a livello territoriale calabrese si può magari andare a osservare altre cose, magari approfondire la storia della Chiesa in alcune regioni, in alcune aree, eccetera, però diciamo è solo un po', io credo di aver dato il massimo di quelle erano le mie possibilità e i miei interessi, quindi diciamo questo argomento, cioè questa trilogia effettivamente sulla Calabria, diciamo che è conclusa. Grazie ancora. Grazie a voi tutti.